diversi anche nella presentazione. A passo i belgi, di corsa agli italiani. Stanno per iniziare il loro nono incontro. Schierati sulla tenti, ascoltano le note solenni della Brabanson. Ecco i diavoli rossi. Copin, Mer, Lamberecht, Wisman, Van Bran, Giver, Uff, Mees, Tris, Carré e Mermans, il capitano. Gli azzurri Boniperti, Ricagni, Giacomazzi, Viola, Frignani, Magnini, Passetto, Bergamaschi, Galli, Montrasio, Ferrario e le riserve. Esaurito il protocollo, esplode l'incitamento della folla. Ma anche per colpa del vento non sarà una bella partita. L'inizio degli azzurri è travolgente come nell'incontro con l'Argentina. Come allora Montrasio dà vita al primo attacco e Frignani e Galli lo spingono a fondo con un doppio scambio. Allora fu un gol lampo, oggi invece il gol si farà attendere 42 minuti. Fra gli azzurri si mette subito in luce Magnini. Questo resterà l'unico tiro di Mermans, non sarà brillante la sua 50esima partita internazionale. Forse era fuori la palla di Copin, ma Viola non si è fidata. Più volte come adesso Montrasio e Bergamaschi aiuteranno Ferrario nel sorvegliare il pericoloso centravanti belga. Prima palla in rete, ma Bassetto era fuori gioco, perciò il gol non è valido. Ancora Magnini si fa applaudire per un salvataggio acrobatico. Attenzione a Copin, la stessa traversa che salva Viola salverà il portiere belga nella ripresa. Il finale del primo tempo è a netto favore degli azzurri. Dopo tre calci d'angolo consecutivi, Boniperti sfiora la palla che, passando fra le gambe di Mer, finisce in rete. È uno strano gol nato da un passaggio quasi verticale di Montrasio da ben 60 metri. Per il portiere belga, sconcertato dall'intervento di Boniperti, è stata una beffa. Ancora più travolgente l'inizio della ripresa da parte degli azzurri. Mer si riabilita deviando in angolo la fucilata di Bassetto. Poi si salverà in tutti i modi, anche fortunosamente, come su questo tiro di Galli neutralizzato soltanto in un secondo tempo. Per Viola la minaccia viene dall'alto. Sventata! Ed ecco la traversa a proteggere la rete dei diavoli rossi su tiro di Boniperti. Replica il capitano azzurro, ma il portiere belga si disimpegna bene. Non così su questo spiovente di Ricagni, ma per sua fortuna il terzino destro Dris devia in angolo la palla di Frignani e sul tiro dalla barrina salva sulla linea il colpo di testa di Galli. Una saetta questo traversone di Frignani, finito per poco a lato. Attenzione adesso, Ricagni si gingilla con la palla cercando di ipnotizzare Van Bran. Poi al giochetto partecipa anche Galli. La conclusione a Frignani. Un debole tiro che il portiere belga blocca facilmente. Non è stata una bella vittoria, ma gli azzurri possono vantarsi di essere i soli ad aver battuto i diavoli rossi e due volte negli ultimi due anni.